Parliamo dei tempi che saranno, ma soprattutto di che estate sarà, di quanto potremo spostarci, se potremo andare in vacanza. E lo facciamo perché abbiamo bisogno di spostare lo sguardo un po' più in là. Allora cerchiamo di capire che cosa ci attende col dottor Paolo D'Ancona, che è un medico epidemiologo dell'Istituto Superiore di Sanità, e con Alberto Corti, che è responsabile del settore turismo di Confcommercio. Buongiorno ad entrambi. Buongiorno. Grazie per essere Buongiorno. Con noi. Allora, dottor D'Ancona, partiamo da lei, perché insomma ci siamo detti fin qui che la campagna vaccinale insomma è ancora sostanzialmente ai blocchi di partenza, ma ci attendiamo soprattutto per il mese di aprile, di maggio, un'accelerazione importante. Però quello che preoccupa adesso sicuramente è la curva dei contagi, che non solo non si raffredda, ma il numero dei decessi, e parliamo di quello di ieri, 551 vittime, è davvero allarmante. Non si vedevano numeri così da gennaio. In che modo dobbiamo leggerli? Beh, la situazione epidemiologica è quella di una situazione che adesso sta riflettendo quello che è le misure che sono state attuate nelle ultime 2 settimane. E il numero dei decessi purtroppo invece ci metterà più tempo, perché generalmente hanno uno sfasamento di 2 o 3 settimane rispetto al numero dei casi. Quindi diciamo che almeno per un'altra decina di giorni dovremmo vedere purtroppo numeri da terapie intensive piuttosto elevati, e la stessa cosa per i decessi. Dottor D'Ancona, che previsioni possiamo fare per i prossimi mesi? Nel senso, la campagna vaccinale, quali risultati deve ottenere per consentire un avvio, diciamo, di vacanze quest'estate? Per permetterci di sperare di poter fare un Anche po' di di vacanze, progettare, di dai. progettare delle vacanze, voglio dire, la campagna vaccinale a che punto deve arrivare? Questo è difficile, diciamo che deve coprire la maggior parte della popolazione. Abbiamo già i primi risultati positivi laddove abbiamo nella popolazione che è stata vaccinata nella fase 1, quindi negli operatori sanitari e nell'RSA già le nostre curve ci fanno vedere un calo dei casi, una curva che si appiattisce e ha una direzione completamente diversa da quella invece della popolazione generale. Quindi dobbiamo avere 60-70% dei casi della copertura vaccinale prima di vedere dei risultati concreti e generali come quelli che stiamo vedendo in Israele o in Inghilterra. Insomma, per andare in vacanza bisogna arrivare a fare come Israele, via. È così. Esattamente, e quindi adottare probabilmente quella che in Israele già si chiama Green Card o Green Pass, cioè una sorta di passaporto vaccinale che attesta o che se sei vaccinato oppure se sei già stato infettato dal Covid, che consentirà appunto di tornare a viaggiare con tranquillità. Ne parliamo con Donato Bendicenti, che è corrispondente per Rai a Bruxelles. Buongiorno Donato, anche Buongiorno. perché la notizia arriva ieri proprio dalla Gran Bretagna con l'annuncio di multe salatissime per chi viaggia all'estero senza una ragione molto particolare, precipua. Sì, buongiorno. È l'ennesima dimostrazione della difficoltà di rapporti che c'è in questo momento tra l'Unione Europea e la Gran Bretagna, che ne è appena uscita appunto con Brexit. Diciamo, l'oggetto del contendere ovviamente sono le dosi e la reciprocità che l'Unione chiede per quanto riguarda le esportazioni dei vaccini e la proporzionalità rispetto a quello che è il monte degli abitanti vaccinati. Ma per quanto riguarda ciò di cui stiamo discutendo, e dunque la speranza di avere un'estate in qualche modo, se non normale, ma con una prospettiva, ecco, di speranza di movimento, le indicazioni che arrivano da Londra vanno esattamente nel senso opposto, perché Boris Johnson ha deciso sostanzialmente di chiudere per ragioni che non siano giustificate da validissimi motivi come salute, lavoro oppure ricongiungimenti familiari. Nessuno potrà lasciare l'Inghilterra, il Regno Unito, stando alle indiscrezioni di stampa, fino al prossimo 30 giugno.
pena, multe salatissime, 5.000 sterline. Questo è un tentativo di Johnson ovviamente di far sì che i dati molto buoni che in questo momento ci sono nel Regno Unito non vengano in qualche modo compromessi da una terza ondata che arriva da fuori. L'Europa si sta muovendo esattamente nella direzione opposta, perché la prima approvazione della bozza del passaporto di vaccinazione, il cosiddetto DigiPass, che è stata approvata la scorsa settimana, prevede che invece entro luglio tutti coloro i quali rispondano alle tre condizioni chieste, e cioè avere un test negativo con sé, oppure avere avuto il virus, avere sviluppato gli anticorpi ma essere fuori dalla malattia, oppure essere stato vaccinato, potrà esibire appunto in forma cartacea o digitale. Dunque, se da una parte l'Europa sta cercando, anche per cercare di salvare il turismo e quelle nazioni che ne dipendono di più dal punto di vista del PIL, quindi andando verso l'apertura, il Regno Unito sta facendo esattamente l'opposto. Grazie, grazie Donato. Allora andiamo dal dottor Corti. Dottor Corti, abbiamo sentito le prospettive della campagna vaccinale per poter progettare le vacanze. Abbiamo sentito da Donato Bendicenti le condizioni politiche in cui ci troviamo, cioè i rapporti tra gli stati, il passaporto, la green card, eccetera, eccetera. Allora sentiamo il vostro punto di vista. Secondo voi c'è una, come dire, un movimento degli italiani verso la progettazione di vacanze? Glielo dico anche perché da notizie locali, per esempio, notizie del Lazio, si sa che c'è una certa corsa ad affittare le case sul litorale, tant'è vero che i prezzi stanno salendo. Quindi il tentativo di progettare le vacanze c'è. A voi cosa risulta? Sinteticamente, progettazione sì, prenotazioni no, cioè c'è un passaggio dal progetto alla concretizzazione della vacanza che in questo momento non funziona e di fatto ha difficoltà a funzionare, visto e considerato che dall'indagine che noi compiamo messi in mente con SVG, l'indice di fiducia del viaggiatore italiano, l'ultimo report, quello di marzo, ci dice che il 33% degli intervistati è pensa, solo il 33% pensa che si potrà tornare a condizioni di pseudo normalità in Italia entro la fine di quest'anno, e di questi solo il 3% pensa che sia entro giugno. Quindi di fatto ci aspettiamo ancora un'estate con grandi limitazioni, difficoltà, eccetera. Tanto è vero che di nuovo il 33% degli intervistati ci dice che quest'estate farà ancora meno vacanze di quelle che ha fatto l'anno scorso. Ora ricordo che il 2020 era già stato un anno piuttosto rovinoso. Alla luce di questo, quali tendenze abbiamo? Certamente quello che lei diceva della prenotazione di seconde case, per esempio sul litorale romano, è un fenomeno che in effetti avevamo già registrato lo scorso anno. Non solo l'affitto, ma anche la riapertura delle vecchie case di famiglia, dove normalmente si passava una settimana, due, tre durante l'estate, che invece l'estate scorsa sono state occupate tutto l'anno. Ma questa è una ricerca di stare con i propri cari, di crearsi un minimo di bolla, voglio dire, rispetto al contesto di sicurezza. Però insomma gli andamenti sono piuttosto preoccupanti in questo momento, soprattutto per quanto riguarda la vacanza estiva importante, quella di oltre sei giorni, da sei giorni in su, non solo le prenotazioni di fatto non ci sono, ma quello che c'è anche come progettazione è quasi tutto sul mese di agosto, quindi siamo anche preoccupati sul fatto di avere poi una concentrazione delle richieste che non giocherà certo a favore dei distanziamenti o della fruibilità piena. Senta, dottor Corti, ma cosa invece cosa ci può dire a proposito del turismo straniero? Cioè cominciano a tornare le richieste per tornare in Italia, appunto? Cominciano a tornare anche qua gli interessamenti, soprattutto dai grandi mercati dove l'Italia è storicamente primaria. Penso al mercato degli Stati Uniti, l'Italia è la prima destinazione in termini di pernottamenti dei cittadini nordamericani, Stati Uniti e Canada, rispetto a tutto il resto di Europa. Grande richiesta di informazioni. Per quanto riguarda il turismo intraeuropeo, anche qui abbiamo delle limitazioni forti, una non chiarezza. Abbiamo sentito prima l'Inghilterra che chiude fino alla fine di giugno
giugno, stiamo parlando del nostro terzo barra quarto mercato dell'incoming, l'Austria a noi vicina, confinante, un turismo forse più di prossimità, ma attenzione, è un paese che in questo momento impone la quarantena, non solo l'obbligo di test, ma la quarantena per la stragrande maggioranza dei rapporti con l'estero, sia cittadini esteri che arrivano, sia cittadini austriaci che escono e poi rientrano in Austria. Quindi in realtà ci sarebbe proprio bisogno di questo coordinamento dell'Unione Europea di cui parlavate, di questo Green Pass, del regolamento che è stato proposto dall'Unione Europea e sul quale però speriamo che i paesi si allineino, perché voglio dire, in questa fase c'è sempre stato un grosso scollamento paese da paese nelle decisioni relative al Covid. Certo, se ci sarà un regolamento sarà obbligatorio, dovranno notarlo tutti, però aspettiamo di arrivarci. Grazie, grazie dottor Corti, grazie dottor D'Ancona, grazie Donato Bendicenti se sei ancora collegato con noi.